L'arte a Radio R è con Nicla. Bene, siamo qui in diretta, ospite in studio è il professor Marco Moroni per la presentazione del libro Recanati in età contemporanea. E la presentazione si svolgerà sabato 2 ottobre alle ore 17 presso l'Aula Magna del Palazzo Comunale. Bene, Marco, prego, un saluto e spiegaci un po' questo libro che è la trilogia praticamente, no? Chiude un po' tutto il cerchio iniziato con Recanati in età medievale. Sì, sì, è il terzo volume. È il terzo. Dopo Recanati in età medievale e Recanati in età moderna, siamo a Recanati in età contemporanea. Contemporanea. Non si sa bene quando comincia e quando finisce il Medioevo, quando comincia e quando finisce l'età moderna, non si sa neppure quando comincia l'età contemporanea. La scelta per Recanati, che a me è sembrata più opportuna, forse più corretta, era quella di partire dalla fine dell'età napoleonica, ah, già okay. Prima dell'unità d'Italia, anche perché c'era da dare spazio diciamo all'età leopardiana. E allora quello che viene chiamato il tramonto dello Stato Pontificio ha una sua sezione specifica e poi c'è tutta la parte dopo l'Unità d'Italia e anche il secondo dopoguerra, perché se devo mettere delle date il volume va dal 1815 al 2015, al così 2015, facciamo, ecco, così infatti, facciamo 200 anni. 200 anni. Se no diciamo al 2000, che va bene lo stesso, però. O se vogliamo diciamo al 2020, in un punto c'è addirittura un accenno al Covid, e quindi comunque insomma arriviamo all'oggi, con un rischio che è evidente, io spero che poi i lettori lo capiranno, il rischio è quello di toccare temi che sono più vicini alla cronaca che alla storia. Però secondo me questo rischio andava corso, così come non ho avuto alcun problema a parlare di Recanati negli anni del fascismo, anche se qualcuno pensa che si debba stare attenti e non si debba fare nomi e non so quale altro problema ci possa essere. Nel libro si trova tutto, come c'è l'elenco del circolo degli anarchici a fine Ottocento, degli aderenti al circolo perché li aveva schedati la polizia, così c'è l'elenco dei consiglieri comunali negli anni del fascismo, perché così risulta dall'archivio storico del comune di Recanati, per dire questo, la cronologia. E poi non so adesso cos'altro ti interessa o interessa gli ascoltatori. Questa idea appunto di dire alcuni magari non saranno d'accordo sulle citazioni o sulla storia che c'è stata Recanati nel periodo fascista, ma è storia, Marco, ma quindi certo che è storia, non, certo che sarà. Non possiamo trascurarla. Diciamo, sono temi vicini a noi che sono ancora oggi in qualche modo divisivi. Certo. Storico cerca di riportare i fatti, esatto. Di riportare in modo analitico i dati e anche con un certo distacco, poi non sempre ci si riesce. Comunque questo era per la cronologia, siamo di fronte a... Io vorrei sottolineare questo, davvero ci tengo, a parte il grande sforzo per ricostruire periodi storici sui quali non esiste niente, non mi riferisco al fascismo, ma e il secondo dopoguerra ci sono studi, l'Ottocento per esempio è stato analizzato in un'ottica leopardiana, noi guardiamo la storia di Recanati ma solo perché ci interessa Leopardi e quindi i leopardisti hanno studiato Recanati nell'Ottocento, per il resto la storia dei repubblicani a Recanati, la storia politica ecco, o anche la stessa storia religiosa, Vogel si è muore nel 1817 e quindi diciamo che si ferma al 1815, ci sono alcuni lavori in questo caso di Don Cesare Fini, però insomma siamo di fronte a spesso visioni come dire parziali, settoriali. Ho fatto uno sforzo come negli altri volumi di dare uno sguardo complessivo e quindi anche in questi volumi c'è la storia politica, la storia economica, la storia sociale del tutto nuova e la storia religiosa.
un po' meno sviluppata la storia culturale e la storia artistica. Beh, ma se c'è Leopardi, insomma. Sì, no, sì, però ci sono tanti aspetti sulla storia artistica, io sono in difficoltà, però mi sono sforzato c'è di dire sempre qualcosa, quella parte. Anche su quello, quindi ci sono un po' di nomi, un po' di dati. La storia sociale invece è del tutto nuova. L'emigrazione, ad esempio, da Recanati, oppure la storia di aspetti, diciamo, poco conosciuti da questo punto di vista nel secondo dopoguerra, sono, credo, delle grandi novità. La storia amministrativa del secondo dopoguerra, ecco. Non c'è solo l'elenco dei sindaci con le rispettive date, anche qui un elenco, che sono punti fermi. Uno cerca una notizia, almeno quella si riesce a trovarla. Ecco, ci sono anche alcune osservazioni sulla vita amministrativa, perlomeno fino agli anni 80 del Novecento. Ecco, io credo che per i cittadini di Recanati, e non solo, poi dico che ho anche un'ambizione. Però vabbè, insomma, l'ambizione credo che sia interessante, un volume come questo per i cittadini Recanati. Al solito c'è un problema, ed è che è un volumotto pure più grosso e pesante di quelli precedenti. Questo ha creato qualche problema. Ha creato qualche problema all'editore. Perché quante pagine, Marco? Sono più di 500 stavolta. In genere erano 420, 430 il primo, 470, 480 il secondo. Qui siamo a 510. Nonostante i tagli richiesti dall'editore, stavamo quasi a 550. Quindi il taglio, io ho cercato di non essere troppo specialistico, non sempre ci sono riuscito. Quindi il taglio è divulgativo, però con un'attenzione, diciamo, anche a temi che non sempre si riece a raccontare in modo leggero. C'è una... al centro, dal punto di vista della storia economica, c'è la trasformazione di una città che da prevalentemente agricola diventa prevalentemente industriale. Nel giro infatti è un passaggio di una trentina d'anni. E quindi, però, cercando anche di far capire che quella industrializzazione tra il 1950 e il 1980 non nasce dal nulla, c'erano esperienze precedenti o altrettanto importanti, significative in vari settori. Tipo l'artigianato, no? L'artigianato che si evolve. Ci sono anche fabbriche, prima anche e quindi certo l'evoluzione del settore della lavorazione del corno, l'evoluzione infatti della lavorazione del legno e poi degli organetti, e insomma mobilifici uno importanti. Sforzo, sì, certo, dal mobilificio alla lavorazione degli organetti, gli strumenti musicali in generale, uno sforzo notevole. Dicevo, con un'ambizione. Dimmi, Marco. E l'ambizione è che non sia solo una storia locale, una storia di Recanati e basta, perché, come nei volumi precedenti, ho sempre inserito la storia di Recanati nella storia delle Marche, nella storia dell'Italia. E allora questo significa che c'è sempre, all'inizio di ogni capitolo, uno sforzo di contesto, cioè di spiegare qual è il quadro dentro cui quella vicenda recanatese, quell'aspetto particolare della storia di Recanati va inserito. Non è facile, quindi ha richiesto un grande sforzo, e dall'altra anche il tener conto della storiografia recente su questi temi, che non è quella che abbiamo imparato a scuola per quelli che hanno i capelli bianchi come me. Ecco, la storiografia si è evoluta, è cambiata, ci sono approcci anche nuovi, e tutto questo, insomma, dovrebbe emergere dal libro, con poi anche cose molto più specifiche, più spicciole, che io spero interessino, perché sono cose che sono tipiche della nostra città, e questo, quindi ancora di più questo dovrebbe interessare. Assolutamente. Però, lo giudicheranno i lettori. Dicevi adesso una cosa che mi ha incuriosito: all'inizio parlavi proprio di pezzi di cronaca.
no? Siccome viene a mancare magari proprio la narrazione, tipo il Vogel che appunto ha scritto in modo preciso e puntuale, no? Alcuni fatti della città, adesso nel Novecento sembra che questo non ci sia più, ma c'è la stampa, ci sono i giornali, quindi hai attinto anche dalla cronaca. E c'è l'archivio. Noi non ci dimentichiamo mai che abbiamo un ricchissimo archivio che va salvaguardato, va valorizzato e il libro serve anche a questo. Poi è chiaro che c'erano alcuni studi, non sto dicendo che nessuno aveva mai studiato le Canadi, c'erano studi, gli studi ad esempio di Donatella Fioretti, di Paola Magnarelli, lo stesso Paolo Coppari aveva studiato alcuni aspetti. Questi lavori e altri che adesso magari mi dimentico e me ne scuso con loro, però questi lavori sono stati ripresi e inseriti, ecco, in un quadro più generale e in una narrazione più ampia che certo non è tanto legata alla cronaca. Perché appunto avevo sentito ci sono fatti di cronaca, Covid. L'ho detto per dire che ci avviciniamo alla cronaca momento in cui in genere gli storici distinguono i fatti più legati all'attualità di oggi e la chiamano cronaca, e invece i fatti su cui si è sedimentata una conoscenza, quella è la storia. Quando finisce la storia e comincia la cronaca non si può dire, poi per uno storico che ha più di 70 anni diventa ancora più difficile dirlo, perché magari certe vicende le ha vissute e quindi dovrebbero essere cronaca, però sono invece insomma, già fa parte già proprio storia, della storia, storia. Certo. Ecco, il passaggio per esempio anche dalla fine del fascismo, il passaggio del fronte, la fine della guerra e le prime amministrazioni, se vuoi le possiamo mettere anche fra le vicende di cronaca, però è già storia. Infatti qual è la parte che hai fatto più fatica ad assemblare, a ricostruire? Ce ne sono state diverse perché non è stato facile. Io ho più competenze nella storia economica, ho insegnato storia economica quindi, anche sul lavoro e quindi sui temi dell'economia e del lavoro. Un po' più di difficoltà nella storia politica, per cui per esempio parlare per l'Ottocento della storia dei repubblicani arecanati, dei liberali arecanati, dei socialisti arecanati, degli anarchici e del Partito Popolare, dei cattolici, questo ha richiesto un grosso sforzo. Poi ancora di più, come dicevo prima, anche quelle poche pennellate sulla storia dell'arte, sulla storia della cultura, anche quello non è stato semplice, però io credo che sia venuto fuori un lavoro più che dignitoso. Ma come sempre. Vedremo qual è l'impressione. In genere mi dicono che dovrebbe essere più divulgativo e dovrebbe essere, ci sono troppe cose, adesso vedremo. Insomma, troppe cose. Alla fine faremo pure un riassunto, vedremo. C'è bisogno. Di noi che hanno un po' di anni si ricordano che chi non voleva studiare troppo sui libri magari delle scuole superiori si comprava il Bignami, ragazzi, e studiava sul Bignami, che era una noi sintesi. Li chiamavamo anche Bigini, nel senso che erano piccolini riassunti. Sui riassunti. Alla fine vedremo, se proprio c'è bisogno faremo il riassunto. Speriamo di no, Marco, speriamo di no. Allora, ripetiamo bene quando sarà la presentazione ufficiale. Sabato 2 ottobre, ore 17, Aula Magna del Palazzo Comunale, Marco Moroni, Recanati in età contemporanea. Grazie Marco, per me è sempre un piacere averti qui. Ne riparleremo ancora però. Io sono disponibile. Ne riparleremo ancora. Allora, alla prossima. Grazie a voi. Mille.